Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY ispirazione. Oggi sono qui con voi con un video base legato al cucito e vi farò vedere come si utilizza l'ago doppio, quindi come cucire con l'ago doppio. Avevo fatto un video una settimana fa dove lo utilizzavo, dove però non spiegavo tutti i passaggi, insomma era una spiegazione molto molto veloce, e qui invece andiamo subito a vedere che cosa vado a fare. Io intanto qui davanti a me ho questi aghi, sono entrambi doppi, sono di due misure differenti, vedete la costruzione com'è fatta, hanno questo braccettino sopra che poi si va a incastrare, poi sotto invece abbiamo i due aghi. Ve l'ho detto, sono due misure differenti, due aghi vuol dire inoltre due rocchetti che vedete lì a destra, e quindi insomma hanno un setup un pochettino diverso. Io qui ho questa tazzina dove andrò a mettere i rocchetti, poi sì, ho le mie mollettine, poi qui ho invece i rocchetti veri e propri, due fili che vado ad utilizzare. Vedete questo qui a sinistra l'ho fatto io, infatti vedete che è un pochettino più disordinato, mentre invece questo qui è nuovo di zecca e quindi è tutto sistemato. Io sono semplicemente andata a spostare il filo di qua, perché come detto prima due aghi vuol dire due rocchetti, due fili che passano da due parti diverse. Abbiamo inoltre qui la nostra bobina che dobbiamo andare a mettere poi appunto nello spazio dedicato, ma questa parte la andiamo tranquillamente a vedere dopo. Noi questa parte tranquillamente, insomma, come al solito nel senso di come si cuce solitamente, la si sistema. Questo l'abbiamo già visto in un altro video dedicato alle basi del cucito, se volete lo potete trovare, e andiamo col setup. Io intanto qui vado a sistemare mia bobina qua sotto, vado a metterla all'interno della capsulina e vado a farvi vedere anche come sistemo questi aghetti, anzi questo ago che sono in realtà due. Quello rosso lo ripongo per altre evenienze, dato che non è quello che vado ad usare. Comunque oggi io faccio solamente un test, non vi faccio vedere insomma nulla, vi faccio solo vedere come funzionano. Allora, l'abbiamo detto, due aghi, due fili, ha questo braccio verso l'alto che appunto mi va a rendere utilizzabili due aghi. Io lo vado ad incastrare come incasterei un aghetto normale, stringo e voilà, è fermo. Facciamo insomma un piccolo check del piedino, perché ovviamente dobbiamo far passare entrambi gli aghi all'interno dell'apertura che c'è lì in mezzo, quindi lo spostiamo, ci assicuriamo che passino e che insomma non vadano ad intruppare col piedino. Vedete, qui io devo farli passare attraverso questa fessura che è fatta apposta per farli passare entrambi, però devo ovviamente regolarla nel modo giusto. Intanto la parte del setup per quanto riguarda gli aghi l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda il punto, io vado a fare tranquillamente il punto dritto, però qual è la verità? Che poi utilizzando questo metodo col doppio ago io vado a fare da davanti il punto dritto, poi invece avrò dietro la parte zigzag e insomma, e questo era anche per farvi capire un po' l'effetto che fa questo tipo di cucitura. Abbiamo qui il nostro primo rocchetto sistemato a questa altezza, anzi nel classico portarocchetto. Questo qua invece è vuoto perché insomma non volevo mettere l'altro io lo sono andata a mettere direttamente all'interno di una tazzina che io ho qua dietro. Vedete, sono andata a mettere l'altro filo che mi va a passare davanti e che io sistemo come se fosse un filo unico. Quindi io fondamentalmente cosa vado a fare? Vado a prendere questi due fili, ok, assieme, li vado a sistemare come se fosse un filo solo. In questa modalità. Faccio molta attenzione a, insomma, a far sì che si uniscano in uno e a far sì che scorrano per bene. Vedete, io li vado a far scendere assieme e li vado a riporre qui. Una volta che scendono come un filo unico, io che cosa faccio? Li vado a sistemare attorno come un filo unico, e invece poi quando arrivo qui l'unica cosa che faccio è dividerli. L'ultimo step, praticamente, quando li vado a dividere per i due aghetti e li vado a sistemare
assieme ai due piccoli aghi. Molto bene, una volta che li ho sistemati io li riavvicino in questa maniera, una volta che li ho infilati aghetto per aghetto, li faccio entrare come se fossero un filo unico e avvio la procedura come se fosse un filo unico. Quindi vedete, faccio passare con il filo che viene di sotto, li faccio concatenare assieme. E a questo punto vado a lavorare tranquillamente come se fosse un filo normale, perché alla fine il gioco lo fanno da soli i due aghi. Come funziona l'ago doppio? Io qui ho il mio pezzo di jersey. Che cosa vado a fare? Praticamente io vado a lavorare questo orletto, ok? Si va a utilizzare l'ago doppio quando si vuole creare una cucitura a zig zag con appunto che rimanga elastica. Io quindi vado qui a sistemarmi un orlo finto perché non appartiene a un lavoro e vado a cucirlo direttamente come se fosse insomma un lavoretto normale, ecco. Lo vado a cucire così e vi faccio vedere poi dopo come avviene il cambiamento da dritto a zig zag semplicemente girando il modello. Come avevo detto prima, qui ci sono le due cuciture divise. Da questo lato io vedo praticamente due cuciture parallele in punto dritto, con questo piccolo spessore nel mezzo, classico della cucitura, questo piccolo bump. E poi invece dall'altro lato avrò l'altro tipo di cucitura, che è quello a zigzag. Di conseguenza, quando io vado a tirare, ho sempre questo feeling di elasticità, come vi avevo detto prima. Vedete, io qui invece mi ritrovo il puntino a zigzag, come detto in precedenza, è molto molto comodo quando si tratta di lavorare col jersey, perché vedete, io vado a fare così, vado a tirare verso l'esterno e la cucitura mi rimane elastica, nonostante qui si veda poi, insomma, il punto dritto, perché questa è una scelta soprattutto estetica, perché quando si va a lavorare su una magliettina bisogna fare questo tipo di orlo, come avete visto nel video che vi avevo mostrato la scorsa settimana, rimane molto più bello questo rispetto a, insomma, il punto zigzag visibile, non è molto bello da vedere l'altro, e quindi questo rimane ovviamente più funzionale. Questo tipo di punto può essere ovviamente applicato anche eventualmente per qualche, insomma, anche, non lo so, qualche altro modello che voi desiderate, ma è la mia premura mostrarlo direttamente. Piccola curiosità, ci sono ovviamente diverse misure di aghi doppi, e vedete, tipo questo qui è più piccino, non prende la medesima misura di questo, e insomma ve lo volevo far vedere perché appunto in base alle vostre necessità potete anche andare a cambiare direttamente le misure. Io spero davvero che questo video vi sia tornato utile e soprattutto che riusciate a trovarlo in concomitanza con l'altro che avevo fatto, in modo tale da, insomma, poterlo ricondurre nel caso vi potesse servire, soprattutto per lo scorso fai da te, altrimenti mancherebbe un pezzo in merito al fai da te, quello dove ho fatto la magliettina, cioè un fai da te dove faccio la magliettina e faccio l'ultimo
orlo con questo tipo di punto, e però dovevate anche vedere questo tipo di punto perché il fai da te non era sul canale. Spero quindi che il video vi sia piaciuto, e se così fosse io vi invito tantissimo a lasciarmi un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te, ma anche al lavoro a maglia e anche al cucito. Per oggi è tutto, io vi saluto, ci vediamo molto molto presto.